Stasera a Pole Position porteremo la storicità, perché qui con noi c'è un'azienda dove l'intuizione è partita addirittura dal bisnonno. Il settore che operano è filtri per macchine da caffè, ma andiamo a conoscere gli ospiti che sono qui con noi questa sera, che sono ben due. Abbiamo la dottoressa Giulia Monti, buonasera e benvenuta. Buonasera. Lei è socio dell'azienda e qui con lei c'è il dottor Emanuele Monti, socio dell'azienda IMS Industria Materiali Stampati S.P.A. Buonasera. Buonasera a entrambi. Allora, Giulia, come ho detto prima, è un'azienda storica, ma come nasce effettivamente? Allora, IMS nasce da un'intuizione del nostro bisnonno, che ha inventato la tecnica di foratura dei filtri per le macchine da caffè. Okay. Infatti, dalla creazione della prima macchina per espresso, la nostra famiglia produce i filtri. La nostra famiglia da oltre 70 anni viene considerata leader nel settore della filtrazione del caffè. Infatti collaboriamo con la stragrande maggioranza dei produttori di macchine per espresso in tutto il mondo. Beh, si può dire allora che il bisnonno ha avuto un'ottima intuizione all'epoca. Fortunatamente sì, infatti siamo la quarta generazione. E orgogliosi e fieri di aver superato le sfide del mercato globale, quale ad esempio la crisi del 2008. Immagino. Grazie soprattutto ad un forte lavoro di rebranding che ci ha permesso di farci conoscere un po' in tutto il mondo. Certo, la voglia di crescere e di mettersi in gioco porta anche a grandi risultati. Sì. Ma ad oggi, perché nel tempo appunto l'azienda si è evoluta, ad oggi avete due linee di produzione, giusto? Sì, diciamo che noi produciamo filtri e docce per macchine a caffè. Okay. Il filtro è lo scodellino che contiene il caffè macinato, uh-huh, e la doccia è la parte superiore che distribuisce l'acqua sopra la pastiglia di caffè. Ci siamo resi conto, viste l'evoluzione di un mercato sempre più globale e sempre, uh-huh, più sfaccettato, che produrre dei prodotti standard non era sufficiente. Così a una linea standard di prodotti ne abbiamo unita una più performante, che potesse esaltare l'estrazione del caffè espresso. Questa linea è conosciuta nel mondo come IMS Competizione. Uh-huh. Come abbiamo fatto a cambiare linea di prodotto? Abbiamo utilizzato sicuramente il know-how interno all'azienda e a questo know-how abbiamo affiancato le nuove tecnologie. Quindi ci siamo affidati alle nanotecnologie, alla fotoincisione e all'elettrolucidatura. E siamo riusciti a costruire una linea di prodotti che possa soddisfare le esigenze di un mercato che è sempre più in espansione del mondo, quale lo specialty coffee. IMS però non si è fermata poi ai filtri per le macchine a caffè espresso, ma ha voluto espandere un po' i suoi orizzonti e andare a toccare nuove tecniche di estrazione del caffè e tecniche un po' più antiche. Okay. Per fare questo ha creato un nuovo brand, che è Espresso in Brewing Lab, dove ha creato dei prodotti quali il filtro per la moca, quindi un'estrazione molto amata da noi italiani, e filtri per tecniche un po' più esotiche, diciamo, non conosciute in Italia, come ad esempio il filtro per l'Aeropress. Quindi, siccome l'italiano all'arte del caffè, voi giustamente nel tempo siete cresciuti e avete buttato un occhio al passato, perché il passato insegna sempre. Sì, certamente. Poi in realtà l'idea della moca è nata da un viaggio in Asia, dove ho visto un bar a Bangkok che serviva la moca, no? E le ho detto, se a Bangkok servono la moca, perché non andare a studiare qualcosa per migliorare un'estrazione che è stata un po' dimenticata forse negli anni, no? E allora è venuta la voglia di andare a ricercare qualcosa di nuovo in un segmento che è anni che non veniva, diciamo, un po' rivoluzionato. Certo, la storia è in chiave nuova, ma siccome siete cresciuti molto nel tempo, toccando addirittura la quarta generazione, mettendo sempre ogni generazione un tocco di novità sempre di più, avete diverse caratteristiche che vi distinguono sul mercato, Giulia, no?
Sì, in primis noi, uno dei nostri punti di forza sicuramente è puntare sul 100% Made in Italy, perché tutta la nostra produzione è interamente realizzata in Italia. Oltre a questo, la nostra caratteristica è una continua e costante ricerca a 360 gradi. Noi non solo ricerchiamo, ma proprio produciamo, costruiamo e realizziamo i macchinari per produrre i filtri internamente. Okay. E abbiamo brevettato la linea di foratura per forare i filtri. Oltre a questo collaboriamo con le figure più importanti del settore del caffè in tutto il mondo per andare a studiare quelli che sono proprio i trend del caffè e le abitudini che ogni nazione, ogni cultura ha differente. Un caffè che si beve a Londra non sarà mai paragonabile a un caffè bevuto in una qualsiasi altra parte del mondo. Certo. Tutta questa nostra ricerca e sviluppo ci ha permesso di farci conoscere nel mondo del caffè non più soltanto come produttori di filtri o fornitori, ma proprio come considerati come partner e preziosi consulenti della filtrazione del caffè. Questo direi che è tutto un processo dettato dalla passione. Sì. Questa è pura passione per la storicità che c'è all'interno dell'azienda, la passione che porta dal bisnonno alla passione della tradizione italiana del caffè. Quindi complimenti, continuare a crescere. Non voglio sapere i progetti futuri perché so che ne avrete tantissimi, ma è giusto tenerli per voi. Quindi io vi ringrazio entrambi di essere stati qui con noi questa sera. Ricordo che abbiamo avuto come ospite la dottoressa Giulia Monti, grazie. Grazie. E il dottor Emanuele Monti, grazie. Entrambi soci dell'azienda IM Industria Materiali Stampati SPA, grazie ancora. E noi non ci spostiamo per sapere le passioni che smuovono i nostri ospiti nel business qui da noi a Pole Position.